Sono oltre 1 milione i contatti ravvicinati di pazienti positivi al Covid già tracciati in Cina continentale, 24.000 dei quali ancora sotto osservazione medica. La Cina sta affrontando il peggior picco di contagi mai registrato dalla fine della prima ondata. Sabato il numero dei contagi ammontava già a quasi 10.000. Partito da un focolaio tra gli addetti alle pulizie nell'aeroporto di Nanchino, il contagio si è poi esteso ad altre 13 città, tra cui la capitale Pechino. A Nanchino i voli sono stati sospesi per 11 giorni e un parziale lockdown è già entrato in vigore, mentre le autorità sanitarie ribadiscono come, assieme all'immunizzazione, le misure di prevenzione restino essenziali. La vaccinazione deve essere adottata assieme a severe misure di prevenzione e controllo, poiché questo è il modo principale per prevenire il rimbalzo dell'epidemia. Dopo la vaccinazione consigliamo al pubblico di continuare a mantenere le misure di protezione. A Nanchino tutte le attività non essenziali restano chiuse, mentre le misure di sicurezza sono state intensificate. Non è la prima volta che in Cina si verificano nuovi focolai. A giugno un lockdown era stato imposto nella provincia del Guangdong per contrastare il diffondersi della variante Delta, mentre un altro confinamento era stato introdotto a inizio luglio nella città di Ruili. Ma stavolta il numero di infezioni è infinitamente più esteso.